Prego, onorevole Spadoni. Sì, grazie Presidente. Oggi vorrei ricordare Rita Atria, che è morta il 26 luglio del 1992. Rita Atria era figlia di un mafioso, era sorella di un altro, di un mafioso, e nel 91 decide di collaborare con la giustizia, diventa testimone di giustizia grazie anche al fatto che aveva incontrato Paolo Borsellino e lo considerava un padre, Borsellino che allora era procuratore di Marsala. Al momento c'è una proposta di legge sulla riforma della protezione per i testimoni di giustizia, una proposta di legge trasversale. Chiediamo che questa proposta di legge venga approvata, venga calendarizzata per tutelare i testimoni di giustizia. Finisco ricordando Rita con le ultime parole che ha scritto prima di buttarsi dal settimo piano di un palazzo romano, una settimana dopo che Paolo Borsellino era morto. Ora che è morto Borsellino, nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita. Tutti hanno paura, ma io l'unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà e quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento verranno uccisi. Prima di combattere la mafia devi farti un esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, del nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta. Non dimentichiamo i testimoni di giustizia. Grazie. Grazie, onorevole Spadoni.